Se poi osserviamo l'intera facciata, si può notare come i palazzi siano, dal punto di vista funzionale, tutti simili uno all'altro. La casa del ricco mercante veneziano, detta casa Fontego, aveva a piano terra i magazzini dell'azienda, al piano rialzato, detto mezzanino, gli uffici, al primo e secondo piano, o piani nobili, l'abitazione del padrone e dei suoi figli, e nel sottotetto le stanze della servitù. Di grande effetto scenografico, il cortiletto dell'entrata lato terra, con il pozzo e la scala che porta al piano nobile. Vediamo ora, lungo il Canal Grande, alcune case Fontego in stile gotico. La Cadoro, a rialto troviamo Palazzo Bembo, dove nacque il cardinale Pietro Bembo, segretario di Papa Leone X, storico e letterato. All'Accademia Palazzo Franchetti Cavalli. Di fronte alla Salute, Palazzo Contarini Fasan, detto Casa di Desdemona. Poi Ca' Giustinian, casa natale di San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia. Ed infine Palazzo Ducale, che con l'Acca d'Oro è l'emblema del gotico a Venezia.